Lili Lauro, consigliere regionale e consigliere comunale di Forza Italia, un anno e mezzo abbondante di giunta a Toti, un percorso iniziato un po' in maniera sorprendente anche per la vittoria delle elezioni nella primavera del 2015. A questo punto possiamo tracciare un primo bilancio di questa esperienza del centrodestra al governo della regione Liguria? Io direi di usare proprio questa parola, sorprendente anche per la velocità dei lavori di consiglio e di giunta, perché direi che abbiamo già portato delle delibere importanti, delle leggi importanti che il governo precedente non era riuscito a fare neanche in 5 anni. L'urbanistica, tutto sulla caccia, la sicurezza, l'istruzione e la sanità, perché noi stiamo capovolgendo tutto quello che era il primo pensiero della sanità, ossia andare verso il paziente territorio per territorio, zona per zona, per i suoi effettivi bisogni e creare, visto che c'è già, l'eccellenza per non far andare i pazienti nelle altre regioni, ma anzi attirare, perché noi le eccellenze dei medici, degli studiosi e di tutti quelli che lavorano per il bene proprio delle persone, noi l'abbiamo, abbiamo dei fior di nomi che devono essere soltanto focalizzati. Il modello con cui il centrodestra vinse le elezioni regionali è definito il cosiddetto modello Toti anche a livello nazionale, cioè un centrodestra il più allargato possibile che comunque è coeso e ha una maggioranza compatta in regione. Lo stesso modello voi vorreste proiettarlo per le elezioni amministrative a Genova e alla Spezia anche nella prossima primavera? Noi dobbiamo proiettarlo perché abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo nelle regionali mandato indietro rancori di persone che se ne erano andate. Noi dobbiamo stare tutti insieme perché comunque i valori di centrodestra ci sono, i nostri elettori ci sono con varie sfaccettature. Dobbiamo vincere tutti insieme perché da soli comunque non si va da nessuna parte e per vincere, per governare meglio questo comune, dobbiamo metterci tutti insieme, ma ci sono già, diciamo, i partiti, i movimenti che ci chiedono di aderire a un nuovo progetto contro quello che c'è, che è un disastro. Diciamo che per il centrodestra vincere Genova sarebbe una sorta di miracolo, visto che è un'impresa che non è mai riuscita. Che profilo di candidato state cercando da proporre ai genovesi? Allora, prima di tutto un candidato condiviso da tutte le forze politiche, non deve essere solo una forza o due a esprimere qualcuno. E il mio desiderio è un candidato che abbia lavorato sul territorio, sia un genovese, perché qui non si parla di regionali, si parla di amministrative, quindi un genovese che conosca la sua città, che abbia vissuto sulla sua pelle i bisogni della gente e qualcuno che veramente sappia confrontarsi con i problemi. Quindi un candidato che abbia veramente fatto qualcosa già per qualcuno di esterno al suo. Quindi un candidato più tecnico che politico. Matteo Salvini, proprio a Extra Liguria qualche giorno fa, ha detto non deve essere per forza un leghista, lo decideremo tutti insieme. Quindi cercate una cosiddetta candidatura più civica che politica? No, io ritengo che ignorare che ci sono tanti elementi politici bravi e che hanno lavorato decine di anni sul territorio è una cosa sbagliata. Noi cerchiamo un candidato condiviso, civico, politico, ma che dimostri veramente di non essere una persona calata dall'alto oppure una persona che soltanto per avere delle doti sue ma non sul campo possa avere questa candidatura, perché la candidatura è importante, ripeto, noi dobbiamo vincere e non dobbiamo partecipare come purtroppo abbiamo fatto altre volte. Grazie a Lili Lauro per essere stata con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.